Ciao a tutti ragazzi, sono Pawners ed eccomi qua con questo nuovo video. Questa volta ragazzi siamo qui con una mob di specialista, sempre con l'M4A1 ragazzi. L'M4A1 che è un'arma che avete visto anche nello scorso video e che spero vi stia piacendo. Non è né troppo forte né troppo debole, però devo dire che è molto precisa, è molto facile da usare, quindi ai giocatori comunque che vogliono imparare, meno esperti e così, ve la consiglio perché è un'arma molto facile. Si fanno mob molto, si fanno le mob abbastanza semplicemente. Certo, non è l'ACR, però se volete provare un'alternativa a quell'arma overpower che è l'ACR, potete usare benissimo questa M4A1 senza pentirvi di usare armi brutte, ecco. Allora, questa è una mob su Terminal Dominio e devo dire che non ve ne ho quasi mai portati di mob Dominio su Terminal. Perché? Perché guarda qua intanto che tripla, bella tripla ho fatto. Perché? Perché di solito quando si gioca su Terminal, questo con l'infiltrazione si sa che sta facendo, quando si gioca su Terminal di solito si fa spawn kill e non è una mappa molto facile per fare le mob, perché è un po', soprattutto se non state in squadra e non chiudete i nemici, è una mappa un po' ambigua. Infatti secondo me non è facile fare le mob su questa mappa, perché gli spawn non sono bellissimi, sono un po' tutti attaccati e c'è quasi sempre iniziano a spawnare dietro, spawnano troppi tutti in uno stesso punto. E insomma, non è la mia mappa preferita, ecco. Comunque, vi porto questa mob che comunque spero vi piaccia, lo specialista. Bella, devo dire. E sono qua, beh, per parlarvi di qualche cosa di importante. Infatti, ragazzi, sono entrato in quel progetto che i GTF Clan volevano fare, ovvero un progetto, scusate, di fare una specie di AMP clan italiano. E sono stato molto felice di, insomma, poter partecipare e poter contribuire comunque a portare qualche bel gameplay, a riportare anzi, perché soprattutto prenderemo dei miei gameplay vecchi e a riportare qualche mio vecchio gameplay in quel canale. E questo sarà un progetto, quindi intanto vi consiglio di andare a passare dal loro canale, che lascerò il link in descrizione. È un progetto, cioè loro vogliono fare, noi anzi parliamo in plurale, vogliamo fare una cosa per cui un canale dove poter caricare i migliori gameplay italiani e non roba come Italia per Power per gli youtuber emergenti, ma per youtubers già affermati oppure quasi affermati, insomma, che hanno un canale, che sanno commentare abbastanza bene e che sono abbastanza forti, ecco. E niente, quindi vi consiglio, andate a passare dal loro canale. Poi sicuramente uscirà, se non è già uscito, non credo, però uscirà sicuramente il mio video che insomma poi vedrete, commentato con Zodiac, e poi basta. Poi vi volevo anche dire di passare dai The Leftem, perché sono molto bravi. Sempre il link in descrizione metterò. E ragazzi, io di solito non faccio sponsorizzazioni perché, come ben sapete, Italia Overpower l'ho creata apposta, perché sennò dovrei stare a sponsorizzare 100 ragazzi che me lo chiedono. Però in questo clan, i The Leftem, sono entrati dei miei amici, che sono The Dark 96 e Just Return, e cioè ci gioco da una vita con questi, quindi insomma era il minimo che potessi fare. E quindi insomma andateci a passare. Poi sono molto bravi questi due, sono anche molto bravi tutti gli altri di The Leftem,
e vi invito a passarci. Ok, finiti tutte queste cose che sicuramente a voi non importeranno moltissimo, passiamo subito al commentary, un po' più tecnico, dai. Intanto qua mi vedete. Qua non. Io. Ragazzi, quando vedete che i nemici spawnano su Alfa, fatelo sto giochetto. Con un fucile d'assalto prenderete raramente la kill, come avete visto, ne ho presa una. Però se avete specialista, li segnerete tutti. E quindi prenderete veramente, veramente tantissimi assist, come ora state vedendo. E gli assist, ragazzi, sono la cosa più importante su questo gioco, come sempre dico. Perché con inflessibile potete anche fare una mob di soli assist. Quindi, insomma, la cosa che vi consiglio è, quando avete ricognitore, quando prendete ricognitore con specialista, sparate sempre a caso. Poi con l'M4, che è un'arma non potentissima, che non è potente come la CR, quindi ci servono molti colpi per uccidere. Ecco, è abbastanza buona, insomma, questa tattica. Che voi ferite tutti, ferite i nemici e. Guardate qua, intanto mi ero un secondo bloccato. C'erano tutti i miei compagni di squadra attorno a me. Vado, prendo la mob, faccio le ultime 2 kill con la CR, perché insomma con l'M4A1 le munizioni erano quasi finite. E quindi ragazzi, quando, cioè, sparate sui respawn, sparate sui respawn anche wallbang, per provare a fare qualche wallbang e segnalare i nemici. Questa è sempre una tattica che funziona molto 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 spesso. Guarda qua, intanto qua l'M4A1 ci vogliono veramente tanti colpi per uccidere. Non è l'arma che vi consiglio, però come ho già detto è un'ottima alternativa. Qua non stavo facendo, stavo in gruppo con i miei amici, non stavo facendo un vero e proprio spawn kill, perché voi vi siete abbastanza lamentati, quindi stavo giocando solo così in gruppo, senza fare spawn kill o cose varie. Quindi insomma una mob senza spawn kill così. E quando, ragazzi, quando ci sono. Io vi consiglio sempre di cercare, anche voi, se state insieme per la mob, catturatela una bandiera. Perché la cosa migliore su questo gioco è. Qua tanto prendo un R-Assassin. Non so che stavo facendo. La cosa migliore per questo gioco è appunto chiudere i nemici su una bandiera. Non chiuderli, cioè non fare spawn kill, anche temporaneamente. L'importante è avere due bandiere e i nemici una. In questo modo morirete veramente molto poco. E anche se state in serie per la mob, ragazzi, vi consiglio di catturare una bandiera. Perché? Perché voi pensate, ecco, ora la catturo, poi muoio, oppure spreco tempo, insomma, che la cattura a fare, direte. Invece no, se catturate la bandiera, ragazzi, se catturate una bandiera, molto probabilmente le cose saranno molto più semplici. Guarda qua, intanto che lag, ho fatto delle lagate assurde. Le cose saranno molto molto più semplici, perché i nemici non spawneranno su 4 spawn, ecco, facciamo 2 spawn a bandiera, ma spawneranno su 2 spawn e basta, sugli spawn della bandiera che avete lasciato ai nemici. E per questo non avrete molte meno possibilità di morire, poiché avrete molte meno possibilità di essere presi alle spalle, dato che lo spawn è tutto sulla bandiera. Quindi ragazzi, se questa cosa tenetela di conto, perché è importante di catturare comunque le bandiere se voi non le avete. E vabbè, il video è praticamente finito. Sì, ma qua intanto sarà una parte un po' brutta, perché c'è sta connessione che non si capisce, a volte va bene, a volte va di merda, come ora, che non sta andando molto bene. Guardate qua, intanto vedete tutti assist. Ho fatto una kill e un'altra kill grazie agli assist. Ora ho preso un altro assist e con un caricatore è come se avessi fatto 3 kill. Quindi insomma. E poi ragazzi, mi raccomando, questo spawn che quando vi affacciate qua vi respawnano tutti là. Vedete, guardate la minimappa. Stanno tutti qua su. Sembra uno sciame di api. Stanno tutti qua, un po' sull'aereo, un po' dall'altra parte. E per vedete, prendo specialista molto in fretta. E ora mi riaffaccio là, perché c'è un altro nemico, ho visto sulla minimappa, però non lo trovo. E guardate tutti là in fondo. Insomma,
Vedete, questi sono i due spawn su DB. E ragazzi, se giocate su questi spawn vi escono molto molto veloci. Poi intanto qua non credo di andare a catturare la bandiera, infatti non la vado a catturare perché mancava poco tempo. Quello del discorso della bandiera è quando appunto state comunque, volete fare una mob, avete tutta la partita, allora potete pure catturarla. Inoltre, ragazzi, usavo le flashbang, come di solito nessuno le usa le flashbang, però in una mappa quando non state facendo spawn kill, come ora, io non lo volevo fare spawn kill, vi consiglio di usare le flashbang con le stordenti, perché sono molto meglio, fidatevi, perché con ricognitore soprattutto, ma segnalerete un botto di nemici, un sacco di nemici, facendo sempre per il discorso degli assist, eccetera, eccetera. Comunque qua la partita è finita, ragazzi. Insomma, la mob mia è un'altra di non so chi. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se è così, lasciate un mi piace, lasciate un commento. E mi raccomando, andate nei canali sia dei GTF Clan sia di The Leftem. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!